Mi capita spesso di vedere un sogno. Corro lungo la riva, respirando l'aria del mare. I raggi del sole emanano il calore, che entra nel mio corpo e mi riscalda. Mi sono fermata sulla riva, dove l'acqua del mare bagna la sponda. I miei piedi hanno toccato l'acqua, ma al posto della freschezza sento di nuovo il calore. E stranamente, in quel momento, si è avvicinata lei. Nella sua forma non era diversa dagli altri individui della sua specie, ma non posso neanche definirla del tutto ordinaria, proprio come il fatto che ogni cosa presente qui emana calore. Dopo un po', quella creatura con le ali vola via, lasciando una scia di calore sotto forma di traccia magica. E in questo preciso momento appare lui. Un oggetto misterioso, una figura enigmatica, di cui è possibile vedere solo la sagoma nera. Ogni tentativo di scoprire chi fosse porta il sogno a interrompersi. Dopo essermi svegliata al mattino, mi rendo conto che era solo un sogno. Ed è ora di tornare al mondo reale. A 16 anni il mondo non è come ho sempre sognato. Via, alzati, dormirai tutto il giorno. Vivo con mia nonna. È l'unica che mi sveglia alle 7 del mattino in vista delle vacanze estive. È così che comincia la mia giornata. La mattina è il momento perfetto per fare qualcosa di utile. Puoi dedicarti alla creatività. Oppure osservare gli altri. Dopotutto, le persone sono capaci di raccontare molto su se stesse, senza nemmeno dire una parola. Il resto del tempo lo dedico ai libri. Mi aiutano ad immergermi in meravigliosi racconti che nel mondo semplicemente non esistono. C'è da dire però che alla fine una meraviglia l'ho conosciuta, la mia amica Diana. Fai qui. È una biblioteca. Proprio così, è una biblioteca. Ma che poi che cosa si potrà mai fare tutto il giorno in questa giungla di papiri? Beh, le persone vengono qui per diverse ragioni. Qualcuno per distaccarsi dal resto del mondo ed immergersi nel mondo dei libri. Qualcun altro per cambiare aria e sfogliare qualche rivista. Già, e qualcun altro ancora per nascondersi da tutti. Com'è andata con Patrick? È proprio un cretino. Prima mi ha proposto di andare al cinema. Quindi siamo andati a vedere questo film dove il protagonista cercava di salvare il mondo dagli alieni. Ah, e urlava continuamente: il mondo è in pericolo, ma io lo salverò! Poi siamo andati al McDonald's. Cioè, ti rendi conto? Al McDonald's. Dopodiché mi ha detto che sono io quella che non capisce niente. Che scemo. Ci hai mai pensato di avvisare i ragazzi in anticipo? Su quali sono i posti da evitare? Certo, come no. Devono arrivarci da soli. Questo cos'è? Niente, niente. Sono solo dei disegni. A proposito, ho incontrato Marco. Marco?
Sì, venendo qui. Era molto curioso. Chiedeva di te, di dove abiti, che posti frequenti. E tu gliel'hai detto? E che altro potevo fare? Ma stai tranquilla. Ha semplicemente preso una bella cotta per te. Che poi non eri mica stata tu a dirmi che lui ti piaceva. Sì, l'ho detto. Ma questo non significa niente. Non devi intrometterti nella mia vita privata. Quei disegni li vedi ancora? Devi essere forte, Ri. Svela il mistero, dimmi come. Smettila. Smettila di scappare da tutto questo. Sai, il paese delle meraviglie, delle quali tu tanto vivi, si può trovare anche qua dentro. Devi solo crederci. Le meraviglie sono delle invenzioni, non esistono. Esistono solo in questi libri. Ci inventiamo cose che non esistono solo per rendere la nostra vita migliore. Abbiamo inventato la fede dove non c'è. Tutto qua. Ma se ti sbagliassi? Ti nascondi ultimamente dietro la maschera del passato, non vedendo quanto è bello il presente. Il mondo è bello, Ri, qui ed ora, e lo sai anche tu. Lo sapevo. Ri, aspetta! Quando ero piccola, mia madre mi diceva che avrei trovato il mio mondo, qui dentro. Mi diceva che ci vorrà molto tempo per questo. In tutti questi anni il mio mondo si stava creando. Ora è fatto solo di ricordi del passato, che vivono nella memoria. È l'unica cosa che mi rimane. Se mi privassero anche di questo, come sarebbe il mio mondo? Che sta succedendo qua? È incredibile quanto i nostri ricordi possano suscitare in noi una miriade di emozioni. Entusiasmo, gioia, amore. Oppure dolore, preoccupazione e paura. Riescono a ricostruire quell'attimo, quel pezzo del tuo passato. Risvegliare le emozioni. E quando i ricordi diventano il vostro presente, poi cosa succede? Hai sempre detto che possiamo trovare i miracoli anche lì, dove non esistono, ma come si fa a trovare quello che non c'è più? Oggi mi sono comportata in una maniera scorretta e... Diana? Se sei tu, io non l'ho fatto apposta. Lì in biblioteca. Tu? Io ti ho già vista. Ma come? Non è reale. È solo un sogno. Così semplice. Ho già provato questa sensazione. Ma cosa sei? Che cosa stai cercando di dirmi? Vuoi che ti segua? No, io non posso. Devo prendere i libri, portarli in biblioteca perché poi chiude. Ok, andiamo. Sto sicuramente diventando pazza. Thank you.
posti del genere ti possono ricollegare al passato, creando una specie di connessione presente in quel posto. La connessione che vive dentro di noi, nella nostra memoria. Solo i ricordi più forti rimangono impressi nella memoria, per sempre. I ricordi di cui siamo fatti ora, in questo momento. Poi da qualche parte, lì in fondo, si nasconde qualcosa che non vorresti ricordare. Mai più. Papà! Ciò che avresti voluto dimenticare. Ciò che avresti voluto cambiare. Se ci fosse stata anche una piccolissima occasione. E poi, quando sarai grande, salirai sulla barca per andare in mare. In mezzo al vento marino, le isole deserte e le nuvole bianche. Ti porterà avanti. Lì troverai te stessa. Troverai la tua casa, un nuovo amore e il tuo nuovo mondo. E tu? Anche tu ci sarai vicino a me? Io sarò sempre vicina. Scusa, non volevo spaventarti. Ah, no, io non mi sono spaventata. Oh. Tieni, queste sono per te. Oh, è così inaspettato. Sai, questi fiori non hanno avuto una bella giornata oggi. È già la seconda volta che cadono a terra. Perciò, ecco. Io non l'ho fatto di proposito lì in biblioteca. Non ti preoccupare, è tutto ok. Siamo esseri umani in fondo. Ma come hai fatto a trovarmi? Diana. La tua amica non sa mantenere un segreto. A proposito, è molto bello qui. Non ci sono mai stato prima. Sì, beh, questo è un parco. Spesso vengo qui per leggere, passare del tempo qua. Per me significa staccare dal mondo esterno ed immergermi nel mondo delle meraviglie. Quindi ti capitano spesso cose straordinarie qua? No, cioè, era giusto per dire. Ma a volte mi capita. Andiamo a fare un giro. Così mi mostri un po' il parco e chissà, forse accadrà qualcosa di meraviglioso anche a me. Oh sì, dai, volentieri, prendo solo il mio libro.
tutto bene? Puoi anche non credere che i miracoli vivono intorno a noi. Puoi convincerti che questo mondo sia ingiusto per te, nascondendoti dietro la porta più lontana. E se ci credeste? Se ci credeste nel fatto che i miracoli vi possono accadere qui e ora? I miracoli che sono in grado di donarvi ciò di cui avete bisogno. Di donarvi ciò che vi mancava da così tanto. I miracoli si possono presentare sotto forme diverse. Tutto ciò che dovete fare è guardarvi intorno e vederli di persona. Oh, how I feel it down in my bones. Where's the healing I've never known? Seems my head is full of ghosts. Oh, how I need it down in my soul. Got me kneeling, I'm out of control. I've got this feeling that there's a hole. Am I the only one who sees a life undone?